Un saluto a tutti dal vostro Tony. Nel video di oggi voglio far vedere molto brevemente quali saranno le sfide settimanali che usciranno domani. Sono riuscito a trovare un trucchetto in modo tale da poter accedere il giorno prima. Ci sono però delle controindicazioni nel fare questa cosa qui, quindi penso vi farò appena possibile un video, magari lo farò uscire settimana prossima, un video a riguardo, vi spiego un attimino come faccio, però è una cosa che vi devo spiegare con calma in un video, perché vi ripeto, si può accedere il giorno prima, però ci sono, come ho detto, delle controindicazioni. E c'è una Sunday Cup molto interessante, in cui potete partecipare. Ho visto che c'è anche la nuova Renault 4, quindi siamo abbastanza bassi con i pp. Una 4WD Challenge a 600 pp, quindi qui potete portare qualsiasi auto a 600 pp. C'è uno special event che prevede l'utilizzo di un Audi TT, ma qui non mi sembra di vedere particolari limiti dei punti prestazione, quindi anche qui siete abbastanza tranquilli. American Cup 700, ragazzoli, potete utilizzare tranquillamente una delle 700 pp che ho già portato nei precedenti video, come ad esempio la Viper. Vi ho portato la Viper, che è veramente un'auto fantastica, con quella la vincerete facilmente anche a difficoltà più elevate. E l'ultimo, ma non meno importante, anzi più interessante, è il World Touring Car 800. Qui, ragazzi, vi posso portare almeno tre scelte, nel senso che ovviamente se volete giocarvela, quello che vi consiglio di fare è utilizzare una gruppo 3. I vostri avversari hanno una gruppo 3, sono auto di per sé abbastanza bilanciate, già con il setup stock. Magari per vincerla a difficoltà più elevata vi consiglio di montare un turbocompressore a medi regimi, così avrete un pochettino di slancio in più rispetto ai vostri avversari. L'auto che vedete lì in alto invece è una gruppo 2, con cui ovviamente potete vincerla abbastanza facilmente. Vi faccio vedere il setup, perché questa CLK LM è veramente fantastica, e soprattutto se avete il VR è un'esperienza veramente veramente bella farsi un'intera gara in VR con quest'auto. Quindi qui impostazioni di sospensioni, differenziale, deportanza anteriore e posteriore, ECU, zavorra, cambio personalizzabile manuale, e queste sono le impostazioni di tutte le marce. E poi non c'è altro da aggiungere, a parte ovviamente il turbocompressore a medi regimi, che questo vi darà una bella botta di potenza in più. Avete 768 cavalli su un'auto di per sé molto leggera, perché pesa 1000 kg, quindi è ovvio che qui, anche se avete impostato la difficoltà difficile, non dovreste avere alcun tipo di problema. E la scelta, secondo me, che potrebbe rivelarsi più facile è la GTR con lo swap dell'R92 CP. Anche questa ve l'ho già portata in precedenza, un motore che consuma veramente poco, perché è quello della gruppo 1, l'R92 CP, e quindi qui, andando a impostarvi anche una mappatura del carburante a 6, potete veramente farla a occhi chiusi, anche se avete 20 giri, ma ricercando di regolarvi un po' col gas. Quello che vi consiglio, visto che il mio setup prevedeva le corsa morbide, è di andare a montare magari le corsa medie, fare magari un pit stop dopo 10 giri per andare a cambiarle, e cambiare solo le gomme, e poi finire la gara molto tranquillamente con il vostro serbatoio di carburante. Quindi direi molto bene, ragazzuoli. Abbiamo un biglietto da 100.000, un biglietto da 200.000, quindi 300.000 crediti, più tutti i premi delle singole gare, e poi ovviamente un biglietto roulette 5 stelle per il completamento dei 5 eventi. Ragazzoli, per il video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti il Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like di supporto. Noi ci vediamo nel prossimo video, intanto vi mando un super salutone, ciao ciao da 89.